Ehi, la ciurma, io sono Mazzatessa e ben ritrovati qui su Expeditions Rome. Allora, intanto, no, Good Party Management, grazie. Di skill avevamo semplicemente solo loro due che avevano un punto da spendere. A lui ho messo Interrupt e all'altro lo sto continuando a far andare sulla Build Tank, per cui gli ho messo un altro su Heartened. E niente, ho messo un po' di oggetti loro. Ho scoperto che le schematic che si andavano ad aggiungere qua bisognava tenere col tasto destro per impararle. Quindi adesso dovremmo averle imparate e potremmo craftare degli oggetti, credo. Allora, adesso dobbiamo andare a Troas per discutere. Della questione. Cosa. Ah, boh, si stavano spostando. Va bene. E probabilmente questo ci risolverà tutto, spero. Perché ne abbiamo 3 su 6 pacificati, non so quali siano, perché mi mostra tutto come rosso comunque. Forse lo dobbiamo. Considera tutto come nemico, anche Misia, ma Misia siamo alleati. Trust Fishing Village, ok, più exps. Ok, un eremita, un filosofo eremita. Va bene, proviamoci. Andare a parlare con quest'uomo. Arriviamo su in cima. Diventa sempre più difficile salire. Ahia, rischiamo di cadere. Ok. Rischiamo davvero di precipitare parecchio. Ritorniamo su. Ci vogliono molte ore per ritornare da dove siamo caduti. Continuiamo e arriviamo fino alla casa di a una capanna di pietra. C'è un po' di fumo che esce da un buco nel soffitto. È contento, sono mesi che, da quando l'ultimo ha cercato di andare a trovarlo. Ti cura un po' dalle bruciature che ti sei preso dalla caduta, parlate. Ah, ci insegnerà una tecnica di cui è esperto. Allora, Strength Constitution. Ok, le ferite peggiorano meno. Oppure mangiare di meno, no, direi delle ferite. Stai alcuni giorni. Senti arricchito. Ok, adesso possiamo continuare con l'avventura. Allora entriamo e vediamo un po' che cosa andiamo a. Il fraciullo non possiamo prenderlo, è a curarsi a casa. E infatti prendiamo. No, prendiamo il Princeps qua. Vediamo un po', speriamo di non dover combattere niente, però insomma. Dobbiamo andare a parlare con. Non mi ricordo più chi cosa, dove, quando. Chi è che ci aveva dato sta missione? Boh, mi ricordo mica più. If Cassius is here, he picked a bad place to hide. In a village like this, everyone knows everyone else. Let's ask around, Legate. Ah no, questo forse è quello che ha cercato di assassinarci per conto del pescatore. Ci vorrà un po' di tempo per essere abituati al termine legate. It's best not to say such things in front of the people. Wear the title as though you were born into it. Ah, ok, va It is just a word.
You should not put too much weight on it. Ci sta. Mi hanno insegnato un po' di, no, umiltà, di comportarmi giusto. That means trouble. No, non per forza, capo. Welcome to our peaceful town. I hope all is well with your war. Più o meno, dai, diciamo. Diciamo di sì. Cioè, potrebbe andare meglio, ma non possiamo lamentarci, dai, le cose pian piano si sistemano. Stavamo cercando un uomo qua, non so se l'ha visto. Quite the commotion from your yard last night. It was a fox disturbing the hens. Camilla chased it off. Ah, ok, c'era una volpe. Vediamo un po'. Cioè, proviamo a cercare poi in giro qua. Da dentro c'era della roba, ma non si poteva prendere, non si poteva entrare, sembrava. Ah, possiamo chiedere a questo ragazzo. Però prima, allora, ah, c'è un altro tizio là. C'è un oplita. C'è gente che pesca qua, ma converrebbe di più pescare al largo, non so perché va, pescano qua. Ah, ok, dietro protetto dall'oplita, quella roba là. Qua ci sono altre cose. Bello però questo villaggio, come l'hanno fatto, come l'hanno strutturato. Poi c'è un tizio segreto. Poi saliamo su anche di qua a vedere cosa c'è. No, non dice nulla. Saliamo su. Di qua abbiamo visto. No, qua ci continuava ancora. Per parecchio, tra l'altro. Sono abbastanza grandi le mappe rispetto al passato. Allora, qua c'è una cesta di pesci, ma dov'è che è dentro? Posso entrare in casa di quest'uomo? Sì. Oh, dall'altra parte, ok. Oh, would you look at this? There's food here. It must be what the guards eat. Ok. If only we had some poison. Maybe those merchants at the harbor have something we can use. Ma non voglio avvelenare le guardie. Vogliamo avvelenare le guardie? Perché dobbiamo avvelenare le guardie? Non ho colto il nesso. Vedi, tenendo il destro ci insegna quella roba. C'è un bandito qua, Psyloi, bandit, Psyloi. Qua c'è qualcosa, non credo, c'è della Fog of War generica. Dov'è che dovevamo continuare a esplorare di su di qua, eh? Sì. Dobbiamo chiedere di questo Cassius, però vorrei prima vedere un attimo che cosa abbiamo nei dintorni, prima di andare a parlare con la gente a caso. E poi anche in quella situazione andrei prima a parlare... Ah! Chips, sold separately. Chips? Eh? Mithridates has seized another shipment of grain. Mi Hercules. Nel senso di fish and chips, ma le chips non esistono ancora. Oh, guardate che nave importante qua. Bellina. Chi è questa barchetta? Non è di sicuro un peschereccio. Qua ci sono dei soldati. Allora, visto che abbiamo esplorato abbastanza tutto. No, cavolata, qua cosa c'è? Ah no, qua si ritorna a casa. Ok, allora. Ah, qua c'è un... c'è un villozzo qua. Entriamo nel villozzo. Non mi fido molto, sapete? No, torniamo giù sotto. Andiamo a parlare con... la gente prima. Vediamo un po' cosa ci dice.
Proviamo a parlare con Teodoro, vediamo che dice. Smart customers find the best of stores. I, Theodoros, have all sorts of spices. Va bene. Tutti vendono pesci, perché vendi spezie? Lo so perché vende spezie. The fish sold by my fellows here tastes very good, but with my spices they taste better still. E beh. Di che spezie tratti? Every kind. Peppers mostly. Ovviamente pepe, ok. Cumin and sumac and bay leaf. Va bene. Bay leaf. Sumac non so cosa sia. Aroma to fish, but you should use it sparingly. In large quantities it is poisonous. Don't say I didn't warn you. Ah, buono sapersi. You never know when a modest dose of poison will come in handy. That would be 400 denarii. Va bene. And here is your spice. Do keep my warning in mind. Va bene. Va bene il veleno, non so se ci serve. Conosci un tizio chiamato Cassio? But I have seen a man walking around with a bunch of guards. Maybe he's the one you're looking for. Dove vive? I do not follow him home when he leaves. Vabbè. Quanto spesso viene? Once or twice a week. Va bene. Are you sure you do not wish to try? Ma ti ho comprato 400 denari di spezie. Oh, customers. Hello. I am Eftimios. What can I do for you? Non so, cosa puoi fare? Well, I have the best shrimp. I migliori gamberetti. Your life, for instance. Picco. Puoi rispondere a alcune domande? Sto cercando un uomo chiamato Cassio. I'm not from this village, so I couldn't say, but if he lives here, he will eventually visit the market. After all, everyone gets hungry. Senso? Cosa stai dimmi di questo posto? It's a small and insignificant village like so many others around here. We are simple folk. We fish and grow olives. Chi gestisce questo villaggio? The women, of course. Le donne, ok. Nectarios over there is your next best bet. He knows everyone. Va bene, Nectario, vado per Nectario. Sembra una persona sveglia, Eftimio. Se tu fossi un criminale, dove ti nasconderesti? Strange question. Not a lot of places to hide in this village. I would simply hide at home. Ah, se ne starebbe semplicemente a casa. The houses here all look the same to an outsider. Eh? And I would surround myself with guards. If I could afford it, drawing a blank. Va bene. Happens to all of us every now and then. Eat shrimp. It's good. Ah, i gamberetti fanno bene alla mente. Va bene, dai, magari dopo ne compriamo. Nectarios ha detto che conosce tutti. Andiamo a parlare con Nectarios allora. Directly from the sea to your good day, Romans. Welcome to Nectarios's world of fish. Ottimo. Sto cercando un uomo chiamato Cassius. Probably. I am not good with people's faces. I recognize fish. Why are you looking for this Cassius, was it? Con questo è un amico. Stavamo facendo delle cose a Lesbo insieme. Devo dirgli che è in pericolo, per favore. Mi sono preoccupato per lui. That is awful. Thanks for telling me this. Wait here, I shall fetch him for you. No, no, no. No, 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 questo va a casa del tizio. Il veleno, il veleno. Please, il veleno. A lui va dritto, ok. Allora aspetta che avveleniamo un attimo le guardie prima, perché mi sa che c'è andato un po' contro. Vai. Siamo in due, Calida, non possiamo... Spicy. Hercules,
I'm going to have words with Artemis about those scallops. Adesso siamo tutti, tra l'altro. Oh no, sorry Cassius, they followed me. Ok, allora potevamo anche non avvelenarli in realtà, però. Ah, bestia anche va davanti mentre Sinero, se tu stai nelle retrovie. Cos'è questo? Olio, non mi piace. Vadi. Vai. Ho sbagliato, avrei dovuto usare Julia perché... Non lo prende? Ah, ok. Ottimo. Occupatene te. Io gli do anche bleeding, per cui dovremmo essere sereni. Com'è key required? Dove sta la chiave? Dove sta la chiave? Penso che Sinoros fosse sereno là, ma mi sa che è meglio metterlo qua dentro. E Calida, tu mettiti qua e fai un interrupt che non si sa mai. Andato. Tutti i mezzi. Aia! È diventato invisibile. Aia! Ah, ha aperto lui, ok. Ma dov'è? Ah! Dov'è? L'olio lo rende visibile, forse. Dove sarà l'assassino adesso? Dato i combattimenti lunghi proprio. Allora, Julia, tu riesci per caso a... No, ah, ma mi ha tolto l'arma? Come non lo vedo? Ah, perché c'ho l'altro davanti. Allora, tu fai che andare qua a dare una bella... un bel colpo a questo ragazzo. Liulia, prova a romper l'olio. Non lo vedo comunque. Ah no, quello è il tetto. Bestia, no, quello è andato. Vai. E poi esci di nuovo. Aspettiamo di vedere che succede.
Aia! Come faccio a vederlo? Pensavo con l'olio, ma in realtà... Sì, se aspetti che arriviamo muori di veleno, sai? Ma sta sanguinando, poveraccio. Allora, fai... Togli e cura. It's all right. You're going to live. Lui era là dietro, ma come cavolo faccio a sapere? Dov'è? Cioè può stare invisibile forever nel mondo? Bestia, intanto... Questo scudo no. Allora, muoverei magari lui qua dietro. Ah, eccolo! Restituisci con gli interessi magari. Ma come? Schiva la qualunque? Ok, knockdown. Buono, lui non può fare niente. C'ho lui qua. Ma tanto bestia è super sereno, dai. Riesce a... No, non fa, riesce a fare un cavolo. Allora, tu. Riesci a fare un doppio quick shot dato che è giù? No. No, lui ha un armor shred con questo. Che avrei potuto usare prima, effettivamente. Bestia anche Armor Shred, no. Ottimo. Ce n'è altri qua, mi sa di no. Per cui andrei qua con lui. Ah già che ci sono le trappole. Sì, quanti versi. Si è tirato su, ma se io ti tiro giù di nuovo. Ha schivato? Questo ha il knockback anche. Ok, buono. No, aspetta, facciamo prima con Sineros che ha il Armor Shred. Grande critico! Vai, Giulia. Chi è? You bastards. Come no? Sei tu che hai cercato di... Hai cercato di ucciderci. Scortalo all'accampamento. Fortuna che vanno dietro Petronio. Understood. Stop moving, traitor. Bene. E poi dovremmo interrogarlo, credo. Avremmo potuto fare forse in modo diverso. Ma il tizio ci ha fregato con quel cosa. Ha detto, ah, vi accompagno. Ops. Abbiamo già comprato il veleno, altrimenti saremmo stati un po' fregati.
Io ho scoperto che gli assassini che avvelenano sono un bel casino. Sono davvero un bel casino. E detto questo, sono passati già 25 minuti, per cui direi che termino il video qua. Vedo, cioè, di esplorare un po' la città, se fosse possibile, e ci vediamo al prossimo episodio. Vi invito a lasciare un mi piace, un commento se, e iscrivervi perché non l'avete già fatto. Ciao a tutti e buona giornata.